Aiutare le imprese agroalimentari del Lazio a lanciarsi sul mercato globale. Entra nel vivo Mitalia, la prima piattaforma e-commerce rivolta alle piccole e medie imprese del territorio. Mitalia è un concept, ma dietro Mitalia c'è un'agenzia di Camera di Commercio che si preoccuperà di formare le imprese, di sistemare quelle che sono le defezioni aziendali, tipo etichette, bottiglie, consigliare dei brand, consigliare magari dei packaging, consigliare tutto quello che è necessario per poter essere pronti a vendere su un mercato nazionale ed internazionale. Uno strumento di aggregazione che nasce per potenziare l'export attraverso l'innovazione tecnologica e tramite temporary shop sparsi in tutto il mondo, dove far incontrare nuovi potenziali clienti anche oltre il periodo delle fiere. Il carattere innovativo di questo progetto insieme a Sicamera non è soltanto un sito web per vendere prodotti anche d'eccellenza, e di scoprire e conoscere non solo il ciclo produttivo, ma come nasce un litro d'olio di grande qualità della Sabina, come nasce una mozzarella di bufala di Priverno. Per promuovere il progetto, ecco il protocollo d'intesa tra Arsial e Sicamera Roma, le due agenzie della Camera di Commercio e della Regione. Un accordo che rende operativo il contributo di 100.000 euro dato dall'Arsial a favore di Mitalia. La Regione Lazio, attraverso la sua Agenzia di Sviluppo Agricolo Regionale, ha deciso oggi di sostenere in modo attivo lo sviluppo di questo progetto, un catalogo virtuale di specialità alimentari di Roma e del Lazio che vengono proposte al resto del mondo attraverso uno strumento molto innovativo, un negozio virtuale, ma anche una possibilità di vivere una vera e propria esperienza integrale di conoscenza delle imprese e dei prodotti. Grazie a Mitalia, dal 1 gennaio le aziende avranno a disposizione una vera e propria vetrina virtuale a cui tutti potranno accedere. Con degli speciali visori, inoltre, i potenziali clienti web potranno entrare direttamente nelle aziende produttrici, visitarne gli spazi e osservare da vicino la produzione.